Marta Pero, centrale della OMG Galletti Ponte Valle Ceppi. Oggi avevate iniziato bene questa gara 2, avete vinto il primo set in maniera anche convincente, poi si è rotto qualcosa nel vostro ingranaggio. Eh sì, è successo proprio questo, eravamo partite veramente cariche, pronte per cercare di chiudere qui la faccenda, insomma, con la finale. Siamo partite bene, un buon vantaggio, mantenuto fino alla fine, cariche, poi probabilmente, non so, un calo di concentrazione, eravamo troppo tese, non siamo riuscite a concentrarci, a dimostrare il gioco che abbiamo sempre dimostrato tutto l'anno, soprattutto i playoff. Siamo sempre state in grado di rimontare in ogni situazione di svantaggio e oggi non è riuscito. C'eravamo quasi riuscite all'ultimo, è finito veramente al cardiopalma, però c'è da fare complimenti a loro perché non hanno sbagliato nulla. Sono state brave in battuta, ci hanno forzato la battuta, non hanno sbagliato nulla. Noi troppi errori, poca convinzione e poco gioco di squadra che avevamo dimostrato magari nell'altra occasione, nell'altra partita. In effetti oggi forse avete commesso qualche errore di troppo rispetto al vostro standard. Pensi che in gara 3 sarà proprio la gestione dell'errore l'arma in più del Ponte Valle Ceppi? Si sa che in questo sport chi sbaglia meno quasi sicuramente porta a casa la vittoria. Quindi dovremo sicuramente sbagliare meno, ma soprattutto essere tranquille da un lato ma grintose dall'altro per cercare di dare veramente il massimo. Noi non molliamo qui, quindi ce la metteremo tutta perché ci crediamo tanto in questa B2. Ce la meritiamo, come per carità se la meritano loro, ma noi ci crediamo veramente tanto. Quindi sarà un'altra partita sicuramente.